Salve ragazzi, sono Scobare, questo è il mio canale, benvenuti a tutti, per coloro che non si possono iscritti iscrivono, perché che coloro che sono iscritti rimangono con me, poi usciranno sempre con uno dei video. Facciamo una bella recensione a questo filtro che mi è arrivato da AliExpress, ragazzi. Ho trovato il mini filtro più figo che abbia mai visto. No, raga, è proprio piccolo, cioè è stupendo. Poi sono fissato con le mini cose. Allora, mo lo andiamo un attimo ad unboxare, ragazzi. Questo è il MB400DC Hang On Filter nella Marine Blue. Prendiamolo. Ma oh, raga, no, io, cioè io vi devo far vedere una cosa, no, rispetto alla mia mano. Cioè, guardate, questo in pratica come se fosse meno della metà di un filtro classico a cascata. Cioè, ma è bellissimo. Che fa sto coso? Ah, serve per evitare le vibrazioni. Non c'è il cosetto che di solito si gira. Questa è una cosa molto utile, ragazzi. Io se ho pagato 4 euro e qualcosa su Ali e 2,5 watt. Ma dovete pure le caratteristiche, perché poi andrò a prendere l'alimentatore. E 5 volt 2,5 watt a posto. È dotato, diciamo, il cappuccetto di spugnetta. Ma oh mio Dio, ma perché è bucata? No, ma è fighissimo. Allora, credo. Allora, il tubo va lì, esce sui lati entrambi. Questo serve per non far finire lo schifo in vasca. Però Gigino il cinesino poteva evitare di tagliarlo anche qui. Va bene, ok. Lo rimettiamo a posto. Cosa esce oltre al filtro magico? Ma ne compro un altro, sì. Ne compro un altro. Non si sa mai. Cosa è uscito oltre questo? Andiamo ad aprire. C'è altro? No. Andiamo ad aprire. Ecco qua. Vediamo, 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 vediamo. Allora, il cosetto curvo, il tappino a posto, carino. Addirittura tre pezzi. Uno, due, tre per allungarlo. E la mini cosetta sotto. Allora, io sinceramente lo proverò, voglio vedere com'è. Ma se vi dovete fare, che ne so, una mini vaschetta e vabbè, questo comunque io lo sostituirei con una di quelle gabbiette di ferro che ho presi qualche mese fa, più o meno. Però se vi dovete fare una mini vaschetta, non esempio per delle gradine, o dovete comunque farvi una mini vaschetta da portarvi in viaggio, ecco, questo qua entrerà nel kit da viaggio. Ma entra, ma a mani basse, ragazzi. E cioè, io cioè, penso di aver capito di amare questo oggetto. Ma poi è pure sparaflesciante qua sopra. Cioè, non so se si vede. Oh, guardate. No, questo qua, tipo, nel kit da portare in giro è perfetto. Causa movimento superficiale e costa 4 euro. Non penso che io prenda fuoco, possa esplodere, ma lo proveremo. Però, raga, è un'ottima cosa. Se andate su AliExpress, non è un product placement, e andate negli oggetti in offerta, praticamente c'è una sezione dove voi dovete raggiungere 10 euro per avere la spedizione gratuita. Approfittatevene prima che cominciano a far pagare pure i dazi sopra i singoli oggetti che costano poco. Comunque, andate lì, arrivate a 10 euro e avete la spedizione gratuita. C'è anche la sezione 6 euro e 8 euro, se non mi sbaglio. Comunque andateci e ve lo prendete. Cioè, raga, non è un product placement, sto dicendo che comunque sta cosa fa buoni filtri, ma raga, da portarvi dietro è fantastico. Cioè, guardate, non occupa spazio. Magari, che ne so, vedete pure un betta d'esposizione all'interno di una fiera. Vi serve comunque una vaschetta, vi dovete portare tutto l'essenziale. Questo vi evita il ristagno.
vi evita le problematiche dovute al ricambio comunque di aria in acqua, quindi non vi accumulo di CO2. No, raga, consigliatissimo. Ripeto, MB400DC, mo me ne prendo un altro. Ciao raga, spero che il video vi sia piaciuto, perché io sto coso lo amo. Ciao belli.